vorrei da Presidente del Consiglio fare le proposte di legge in versione Wikipedia, come ci hanno insegnato gli amici islandesi che hanno messo la Costituzione proprio a portata di tutti i cittadini con possibilità di fare emendamenti su internet. Vorrei inseguire l'esempio degli amici inglesi e degli amici americani che hanno imposto per legge che se una petizione popolare raggiunge le 100.000 firme, quella petizione deve essere discussa in Parlamento e non come avviene qua in Italia, che 300.000 firme dei cittadini vengono chiuse in un cassetto e non si discute più niente. E vorrei sicuramente mettere in discussione le questioni più annose, quelle più difficili, quelle che riguardano il confine fra la vita e la morte, in consultazioni pubbliche, come per esempio hanno fatto in Gran Bretagna per decidere se gli embrioni ibridi potevano essere usati per la ricerca. Hanno deciso di convocare una platea di cittadini che sentisse le opinioni di giuristi, preti, chiunque, e poi potessero prendere loro la decisione. E magari renderei anche pubblica la mia agenda da Presidente del Consiglio, così che ogni cittadino potrebbe vedere nella mia giornata chi incontro a Palazzo Chigi, e se entra l'Ape Regina o se entra la Vitola lo potrei sapere prima. E però per fare tutto questo avrei bisogno di cittadini consapevoli, e per avere cittadini consapevoli da Presidente del Consiglio sarei il primo ad esigere un'informazione libera, un'informazione coraggiosa, un'informazione al servizio dei cittadini, senza bavagli, senza conflitti di interesse, senza veline di propaganda, senza i vari minzolini che ci dicono una realtà parallela rispetto alla realtà reale. E un'informazione libera si deve accompagnare obbligatoriamente a un'educazione forte, a una scuola che possa dare gli strumenti culturali ai cittadini per poter giudicare loro stessi quello che avviene nel mondo e non averlo raccontato da qualcun altro. E con questi cittadini consapevoli io esigerei da loro il controllo, che loro mi chiedessero conto e che insieme potessimo costruire una democrazia forte di cui il nostro paese ha bisogno e se lo merita.